Buongiorno, grazie per essere qui a BTO. E abbiamo un nutrito incontro oggi per parlare degli attori pubblici e privati al servizio delle imprese nel food and wine, perché ovviamente diciamo, è molto importante che tutta questa innovazione tecnologica di cui BTO ci parla e ci dipinge scenari futuri, poi arrivi a cascata anche alle imprese. E quindi il settore pubblico, insieme appunto poi anche all'associazione di categoria, è un tramite fondamentale perché poi vengono messe in atto queste strategie e i nuovi strumenti. Quindi, visto che siamo in tanti, inviterei subito il dottor Salvini della Camera Commercio di Firenze a raccontarci degli scenari del food and wine in Toscana. Sì, grazie Daniela. Io mi alzo in piedi, sarò rapidissimo. Sono Giuseppe Salvini, sono il segretario generale della Camera di Commercio di Firenze. Ho passato la mia vita professionale nelle Camere di Commercio in altri territori, ad Arezzo, a Siena. Sono stato vicepresidente delle Strade del Vino, sono componente del Comitato Nazionale Vini DOC-DOCG. Due parole sulle grandi eccellenze enogastronomiche: sono un patrimonio, un giacimento straordinario della Toscana. 90, la Toscana è la prima regione in Italia per numero di denominazioni d'origine. Sono un fenomeno economico, ma sono soprattutto un grande straordinario strumento di marketing reputazionale del territorio, un brand, un prodotto che rafforza il brand Toscana. Vado rapidissimo per arrivare a questi concetti. Partendo da due dati di scenario, è ripartito fortemente, ne abbiamo parlato in questi giorni, il turismo in Toscana, in Italia. Nel 2023 abbiamo una progressione importante sul 22, soprattutto sulla componente straniera. A fine anno noi abbiamo anche delle proiezioni che facciamo con le carte di credito, con le strisciate delle carte di credito, dove dovremmo poter arrivare a circa 45 milioni di presenze turistiche in Toscana. 8 su 10 di questi turisti sceglie la Toscana anche per la possibilità di fare delle degustazioni enogastronomiche con al centro le grandi eccellenze della Toscana. Lo vediamo anche da come sono differenziate le scelte dei turisti per quanto riguarda la Toscana. Questo è un dato che però si proietta anche sulle altre regioni. La Toscana, come esempio, la campagna e la montagna sono le mete turistiche per quanto riguarda la Toscana privilegiate e in progressione maggiore rispetto alle altre. Rispetto al 2022, rispetto addirittura al 2019, sia la campagna sia la montagna hanno le progressioni di presenze turistiche più interessanti. Quindi c'è veramente un'attenzione del turista verso la collina, verso le mete di montagna, verso quello che è il Tuscany lifestyle. Si privilegia nella scelta del turismo molto su online. Considerate che la scelta sulle mete di colline di montagna per l'84% avviene mediante strumenti digitali e si sceglie con progressione crescente queste mete. Considerate l'offerta turistica della Toscana, anche a questo riguardo è la maggiore in Italia, 5.000 strutture turistiche, agrituristiche che fanno anche ristorazione e degustazione. Quindi la possibilità per la Toscana in questa particolare congiuntura di avere una rete di strutture agrituristiche, una rete territoriale straordinariamente accogliente. Questo serve, e andiamo al tema anche del ruolo pubblico, anche per governare i flussi, cioè di fronte alla congestione turistica di città d'arte come Firenze. Io vi do un dato anche qui: tramite le carte di credito, le strisciate su carte di credito, noi abbiamo fatto delle proiezioni sui turisti a Firenze, le presenze turistiche nel 2023, supereremo probabilmente i 14 milioni di presenze turistiche. Quindi è importante anche governare questi flussi, consentire al turista di vivere esperienze
come dire, più diradate sul territorio. Il territorio offre una ricchezza straordinaria, soprattutto di DOP, IGP e denominazioni di origine che il turista richiede. In Toscana 90 denominazioni di origine, un valore economico superiore al miliardo, la produzione di origine certificata DOP e IGP consolida il brand. È una certificazione di qualità che quindi crea reputazione alla meta turistica. Considerate peraltro il grande flusso verso l'estero del prodotto agroalimentare toscano. Sono 3 miliardi e mezzo di prodotti esportati in tutto il mondo. Quindi questo è veramente un ambasciatore di toscanità, di Tuscany lifestyle in tutto il mondo. I paesi sono quelli da cui poi provengono i flussi turistici, gli Stati Uniti, la Germania, la Svizzera. Considerate che il mercato, per darvi una riflessione, che maggiormente ha progressione nel tempo per il vino è il mercato francese. Quindi veramente i nostri grandi prodotti sono ambasciatori, sono biglietti da visita di un territorio. Sul prodotto si costituisce marketing territoriale. Come tenere accesi i riflettori, signori, su questi grandi prodotti? Noi come pubblico, Camera di Commercio, un ente pubblico, insieme alla Regione cerchiamo di fare un po' di regia su questo tema per evitare anche la polverizzazione degli eventi che non aiuta. I tanti eventi, noi li abbiamo anche censiti a livello regionale, sono centinaia, non proprio aiutano la polverizzazione di piccoli eventi nella costruzione di un brand. Cerchiamo di fare regia con la Regione Toscana, abbiamo varato degli eventi straordinari in modalità ibrida, digitale, in presenza, con al centro le grandi eccellenze toscane. Due flash, il By Food, dove presentiamo quel patrimonio di 90 DOP, IGP, vino e cibo toscano al mondo, la presentiamo con una strumentazione ibrida, una piattaforma in cui l'impresa si registra, si presenta, evidenzia i prodotti sulla piattaforma online, il buyer da tutto il mondo entra in contatto con l'azienda, sceglie il prodotto, in presenza, due giorni in presenza a Firenze, si chiudono gli affari. La percentuale di chiusura è al 90% e il prodotto, grande prodotto toscano di eccellenza DOP IGP, si presenta al mondo. Quest'anno a Firenze abbiamo avuto delegazioni di buyers da 30 paesi del mondo. Con il digitale si arriva nelle mete più lontane, in presenza si chiudono gli affari. Quindi una modalità ibrida che funziona anche per il vino. By Wine, Regione Toscana, Camera di Commercio, proviamo anche qui a fare regia insieme con digitale, piattaforma, prodotto delle singole aziende vitivinicole online, descrizione dell'azienda, il buyer si interfaccia preliminarmente sulla piattaforma, in presenza a Firenze due giorni si chiudono gli affari. Anche qui percentuale di chiusura superiore al 90%. Vetrina Toscana, un altro grandissimo strumento di promozione delle eccellenze enogastronomiche della Toscana, le presentiamo nei ristoranti perché il turista possa apprezzare la grande, come dire, qualità del prodotto toscano. Quindi veramente, e vado a concludere perché il mio tempo è molto contingentato, il prodotto tipico toscano è un grande fenomeno economico, grande valore economico, ma anche strumento di marketing su cui si costruisce veramente un brand. L'ente pubblico, ripeto, tiene accesi i riflettori su queste grandi eccellenze con degli eventi mirati, Vetrina Toscana, By Food, By Wine, tanti eventi all'estero dove andiamo a presentare il prodotto tipico DOP e IGP. L'ultima questione che pongo alla riflessione, che tutto questo sistema ha di grande eccellenza, è il problema, perché vedo dei giovani in sala, delle figure professionali. Noi rileviamo sul
grande filiera allargata del turismo toscano, che sono 40.000 imprese, dalla ristorazione all'alberghiero, la difficoltà di trovare figure professionali che sappiano anche raccontare il territorio. Considerate che la figura professionale più richiesta in Toscana, ma in Italia è uguale, è le figure collegate con la ristorazione e il turismo in generale. Non si trovano le figure professionali, la difficoltà di reperimento supera il 50% per una pluralità di motivi. Una di queste è il mismatching fra mondo della scuola e mondo del lavoro. È importante anche qui dei profili mirati. Noi facciamo tanto orientamento nelle scuole, facciamo tante certificazioni di competenza perché si possa anche qui incrociare al meglio scuola e mondo del lavoro. Il mondo del lavoro nella ristorazione, nell'alberghiero richiede figure mirate che sappiano raccontare un'emozione, raccontare un territorio. Queste figure si formano cammin facendo. Facciamo dei percorsi con gli ITS, dei percorsi di certificazione delle competenze, perché qui veramente è un grande problema trovare figure professionali nei giovani che sappiano raccontare l'emozione, raccontare un prodotto, che sappiano, come dire, valorizzare al meglio il brand Toscana. Grazie. Grazie, grazie dottor Salvini. E fra l'altro, prendendo spunto da quello che ha detto, volevo evidenziare appunto che l'attrazione per la campagna è fondamentale. Tra l'altro la Toscana è al primo posto come numero di agriturismi e ha questo, diciamo, primato che se lo tiene stretto da vari anni, quindi ecco, continuiamo con questa tendenza che è strettamente legata al turismo lento, open air e ovviamente al turismo enogastronomico. Proseguiamo il nostro racconto di oggi con Maila Bettaccini, che è la responsabile area turismo di Confesercenti Toscana. No, prendiamo l'altro così. Sì, buongiorno a tutti. Io mi ricollego, visto che hanno parlato di vetrina toscana, quindi noi abbiamo iniziato un percorso all'interno del nostro progetto regionale di vetrina toscana legato proprio all'enogastronomia. Abbiamo fatto un percorso che prevedeva appunto degli incontri online e un incontro in presenza, e la docente era Roberta Milano, che insomma voi conoscete. Garanzia. Benissimo. Garanzia assoluta. Sì, giochiamo in casa, diciamo. E praticamente il fil rouge di tutto il percorso è stata la pasta fresca, perché con Roberta ne avevamo già parlato lo scorso anno, avevamo fatto una piccola esperienza di una mezza giornata. E il titolo è Conoscere per competere. Conoscere per competere, sì. Perché siamo arrivati anche alla creazione di questo percorso perché la pasta fresca poteva essere il fil rouge, nel senso che tutta la Toscana ha vari tipi di paste fresche che possono essere messi a disposizione del turismo enogastronomico, ma come farle conoscere, come raccontarle? Quindi abbiamo creato questo percorso in cui era previsto due incontri online dove Roberta ha parlato un pochino di chi poteva essere il turismo enogastronomico, quali erano le cinque tappe della scelta di un viaggio. Abbiamo parlato anche di intelligenza artificiale e di quali erano già le applicazioni che potevano essere sfruttate per lo sviluppo e per far conoscere il proprio prodotto. Il percorso era rivolto non solo ai ristoranti, agli alberghi, agli stabilimenti balneari, che sono comunque tutti i nostri associati di Confesercenti, ma anche alle botteghe, perché lo sviluppo delle botteghe, lo sviluppo della tradizione all'interno delle botteghe è sempre più forte. L'ultimo incontro è stato fatto in presenza a Firenze e nel corso dell'incontro abbiamo anche portato degli ospiti che sono stati, anche in questo caso giocavamo in casa perché era Luca Bove e Paola Sucato, e quindi siamo entrati proprio nei temi specifici del percorso affrontando come mettere il tutto sui social, come promuoversi all'interno dei social, e anche con Luca Bove parlando anche di Google Business,
facendolo conoscere maggiormente ai nostri imprenditori. Questa cosa è piaciuta tantissimo a tutte le persone che hanno partecipato, addirittura poi abbiamo dovuto stoppare all'interno della giornata perché le domande continuavano, perché comunque c'è una volontà di farsi conoscere, di far conoscere il proprio prodotto e di capire come raccontarlo, perché quello che diciamo sempre è che la Toscana attira tantissimo a livello di turismo enogastronomico, quindi per i nostri imprenditori la volontà di sfruttare questa occasione è tantissima. Il percorso che abbiamo fatto come Confesercenti Toscana però non si è fermato a questo, perché noi abbiamo fatto tutta un'altra serie di progetti e di azioni che sono stati una legata al pane, quindi con una masterclass del pane che abbiamo fatto lunedì scorso su Livorno, e quindi abbiamo raggruppato tutta una serie di operatori che hanno messo le mani in pasta quel giorno lì proprio per capire come creare un nuovo prodotto, offrire nuovi prodotti ai propri clienti. E poi un'altra lo facciamo lunedì prossimo a Grosseto con la conoscenza delle etichette del vino dei prodotti locali, quindi con il consorzio della Maremma Toscana e di Suvereto, e abbiamo già una 35ina di adesioni, e praticamente gli operatori impareranno a conoscere le varie etichette attraverso la conoscenza dei consorzi e dei sommelier, come conservarle, come servirle, gli abbinamenti. E nel corso della giornata faremo anche una conferenza stampa, perché firmeremo un protocollo d'intesa fra Assoturismo Toscana, Movimento Turismo del Vino e Consorzio Maremma DOC, proprio per creare un prodotto sull'enoturismo, e quindi coinvolgeremo i vari tour operator, perché il prodotto c'è, ma non c'è la costruzione, l'unione degli operatori, perché manca sempre qualcosa da una parte o dall'altra. Quindi per fare l'ultimo miglio, insomma, l'ultimo sì. miglio insieme. Sì, infatti. Grazie Maila che ci hai raccontato appunto questo percorso che fate per le imprese. Io vorrei chiamare Fabio Cenni dell'albergo Ercolini e Savi che ha partecipato a questo percorso e che mi farebbe piacere che desse una testimonianza diretta appunto di quello che è stato fatto, e soprattutto che ci dicesse che cosa gli è rimasto. Certo, buongiorno a tutti. Allora, questo corso è stato molto interessante perché ha affrontato, innanzitutto ha messo in contatto un po' tutti gli attori del mondo del turismo, perché turismo un tempo si pensava che fosse riservato agli alberghi. Gli alberghi non sono l'unico, e lo dico da albergatore, non è l'unico attore del turismo, è una piccola parte. Gli alberghi, il turismo ormai arriva fino alle botteghe, ed è giusto che sia così, perché come diceva giustamente il segretario, nasce tutto quanto dalla trasmissione dell'esperienza e delle proprie conoscenze del territorio. Quindi ecco, siamo messi in aula, prima virtuale e poi fisica, insieme da albergatori, ristoratori, titolari di botteghe, e abbiamo un pochino cercato di approcciarci a tutto il nuovo mondo del digitale, che magari io, venendo al mondo alberghiero, è un mondo che un cambiamento che c'è già stato 10-15 anni fa. Io mi ricordo la prima volta che sono venuto in BTO, una delle prime edizioni era per chiedere a Booking di inserirmi all'interno del suo listing, perché facevano selezione e non prendevano tutti gli alberghi. Il mondo è fortemente cambiato, oggigiorno su Booking c'è bene o male, puoi affittare qualsiasi cosa. Ecco, il mondo della ristorazione sta vivendo questo passaggio ora. Chiunque abbia un ristorante sa che, o una gelateria, o una pizzeria, un esercizio pubblico, sa che fino a pochi anni fa, internet era visto solo in modo negativo per le recensioni. Ormai invece si fa anche distribuzione. Quella che è la distribuzione delle camere tramite internet, oggi è la distribuzione dei tavoli e dei coperti tramite internet. La prenotazione non arriva più solo per telefono, arriva tramite varie piattaforme, software interni dell'esercizio, e si riesce bene o male ad arrivare a clienti che prima non ci si arrivava. Si arriva a farsi conoscere dal turista o da chi non ti conosceva,
grazie alle recensioni, ma anche grazie a come gestisci questi strumenti. Quindi ecco, è stato molto interessante, abbiamo subito apportato notevoli miglioramenti alla nostra, al nostro posizionamento, alla nostra presenza digitale grazie al corso, proprio su tutte queste piattaforme, per riuscire ad avere quel cliente in più che fa comodo, o per avere un pochino di visibilità in più. Ecco, questa interazione diciamo anche con la parte di ristorazione, con i produttori, crea legame che poi continua oltre, diciamo, alla formazione personale, c'è una creazione di una rete conoscendo direttamente gli interlocutori? Beh, sicuramente ci deve essere, nel senso, io sono molto fautore dell'unione dei territori, bene o male un albergo da solo non fa destinazione, un insieme di ristoranti o negozi da soli non fanno destinazione, ci deve essere tutto un insieme di attori che giocano insieme e fanno sistema. A volte lo fanno involontariamente, a volte invece bisogna cercare di metterli in modo strutturale all'interno di un sistema, di una rete, proprio per migliorare il questo, al fine di avere un turista, parliamoci chiaro, in Toscana si vive prevalentemente di turismo, è una cosa positiva questa, però bisogna cercare di viverla nel modo migliore, sfruttarla in senso positivo il termine, nel modo migliore. Perfetto, grazie mille, e passerei la parola a Francesca Cacciolli, sì, che è responsabile del Centro Assistenza Tecnica Mentore di Confcommercio Toscana, che invece ci parla di un'altra esperienza, sempre tra pubblico e privato, sempre relativa al progetto di Vetrina Toscana, che è Botteghe in Vetrina. Sì, buongiorno a tutti. Allora, il nostro progetto Botteghe in Vetrina nasce da un'idea, appunto, che è quella di comunicare il piccolo esercizio di vicinato, e nasce anche, appunto, dopo che siamo stati incaricati da Toscana Promozione Turistica di appunto realizzare un progetto di promozione della rete Vetrina Toscana. In particolare quest'anno ci siamo concentrati, abbiamo fatto un focus su quelle che sono le botteghe di Vetrina Toscana, ovvero 300 aderenti alla rete, che sono esercizi di micro dimensioni, che sono soprattutto, appunto, gestiti dai titolari, marito e moglie, con magari un collaboratore, quindi si parla veramente di esercizi molto piccoli. Si parla di rosticcerie, panetterie, forni, gelaterie. Ecco, noi volevamo focalizzarci, appunto, su questo target per realizzare il nostro progetto. Un progetto, come dicevo, di comunicazione e promozione della piccola bottega. E come meglio, appunto, insegnare, diciamo, a questa rete di botteghe di Vetrina Toscana a comunicare, se non con il mezzo digitale? Noi, appunto, abbiamo per questo incaricato la docente Nicoletta Pogliotto, che tra poco si collegherà con noi, appunto, da remoto, per parlare di cosa? Di argomenti molto interessanti per questa piccola bottega, cioè per promuoversi, per promuovere il proprio prodotto, per promuovere il proprio servizio, per promuovere la propria scontistica. E gli argomenti sono stati la brand identity, sono stati il digital marketing, sono stati come fotografare il prodotto, perché appunto il progetto si intitola Botteghe in Vetrina, quindi mettere in vetrina il più possibile anche la propria produzione. Anche, appunto, il tema dell'e-commerce è un tema molto importante che abbiamo chiesto a Nicoletta di approfondire, di mettere insieme un panel di relatori che parlassero di queste diciamo, sì, poi tanto ce lo dice meglio lei, ce l'approfondirà. Allora, abbiamo strutturato quindi un percorso di seminari che si è articolato tra giugno e luglio su questi argomenti, e abbiamo avuto ben 50 aderenti. Cioè, se si pensa, appunto, a 50 aderenti su 300 che sono le botteghe aderenti alla rete, diciamo che abbiamo raggiunto un grosso obiettivo. Per un progettino piccolo come il nostro, di modeste dimensioni, ma di grandi ambizioni, cioè di raggiungere tutta la rete, diciamo che abbiamo raggiunto l'obiettivo.
Poi abbiamo proseguito questo percorso però a settembre, sempre con dei seminari online su Zoom sul prodotto tipico, perché il prodotto tipico serve a valorizzare l'offerta appunto del piccolo, come diceva il dottor Salvini prima, cioè perché il turista, diceva il dottor Salvini prima, è attratto dalla DOP, dall'IGP, è attratto appunto dal prodotto locale, è attratto dal prodotto a chilometro zero. Quindi abbiamo invitato i colleghi delle confederazioni delle agricolture, in particolare Coldiretti, a parlarci di questo, a parlarci del prodotto tipico e a parlarci anche della filiera corta, perché è anche un interessante tema che è da sempre, diciamo un tema caro a Vetrina Toscana, è quella del poter accorciare i tempi della filiera, cioè eliminare gli intermediari e mettere in contatto direttamente il produttore con l'esercente, con la rete di trasformazione, quindi con la rete appunto di botteghe e di ristoranti di Vetrina. Ma non è finito qui, c'è un'altra parte. Certo, c'è un'altra parte del progetto. Ah, prima di tutto ci tengo a dire che questo è un percorso che è una continuazione naturale del percorso che abbiamo fatto lo scorso anno con un progetto denominato Foodnet, in cui abbiamo portato all'attenzione gli stessi temi alla platea appunto dei ristoratori stavolta. Quest'anno abbiamo scelto le botteghe, l'anno scorso i ristoratori. Anche lì grande seguito, avevamo 100 iscritti, quindi grande seguito. Però come diceva Daniela non è finito qui, perché abbiamo proseguito anche selezionando 6 botteghe tra quelle più meritorie, cioè da quelle più partecipative, più attive, che appunto sono state quelle fedeli fino alla fine, ci hanno seguito durante tutto il percorso seminariale, per fare delle attività di promozione anche offline. Ovvero abbiamo scelto questi 6 negozianti, siamo andati a Arezzo, a Livorno, a Grosseto, in tutte le principali città toscane. Abbiamo detto loro di farsi affiancare da un produttore e abbiamo fatto loro raccontare la loro esperienza, i loro prodotti, la loro cultura, la loro storia, le loro forme di collaborazione tra loro in un video storytelling. E questo video storytelling, grazie alla collaborazione di Fondazione Sistema Toscano e alla loro partecipazione attiva al progetto, sarà appunto pubblicato su tutti i social di Vetrina Toscana. Perfetto, quindi poi vedremo come si raccontano e che cosa hanno imparato dal corso. Poi abbiamo qui anche una persona che ha seguito il corso e la faremo parlare, però prima volevo far collegare Nicoletta Poliotto di Muse Comunicazione, che è stata la persona che ha seguito il corso, in modo che ci dia un'idea dei contenuti breve, perché purtroppo i tempi sono stretti. Nicoletta, grazie. Ci racconti un po' quali sono stati, diciamo, gli elementi che avete trasmesso alle botteghe. Io so che uno dei moduli apprezzati è stato anche quello dell'e-commerce, per esempio, però lascio a te la parola. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, sono felice di essere con voi, anche se da virtuale, ma d'altro canto non potevo non essere collegata da virtuale, visto che abbiamo parlato di questi temi. Da Digital Strategies, va bene. E infatti è necessario, no? In realtà il mio cuore è un po' triste per non essere lì con voi, e colgo l'occasione per ringraziare chiaramente l'organizzazione di VTO, Toscana Promozione, con il progetto meraviglioso di Vetrina Toscana, e ovviamente la Camera di Commercio e tutte le associazioni che vi sono, che hanno partecipato appunto a questi progetti. Soprattutto un abbraccio, concedetemelo, a Francesca Caccioli, perché è veramente meravigliosa ed è una guida, un mentore veramente prezioso per questi progetti. E devo dire che hanno già detto tutti, intanto il meraviglioso albergatore che ha sintetizzato un po' i concetti base che volevo trasmettere in relazione all'importanza di non fare soltanto rete, cioè unire progetti comuni o comunque i cosiddetti competitor, che in realtà sono degli alleati, ma andare oltre e concepire un principio di
assolutamente sistemico. E per fare questo ovviamente bisogna dotarsi di strumenti, quindi partecipare anche a eventi come quelli formativi, che sono proprio quelli del 2022 con i ristoratori e del 23 con le botteghe in vetrina di Vetrina Toscana, che sono occasione sia di formazione, di riflessione sui temi del digitale, del social, della brand identity, cioè dell'identità di marca, ma sono anche un'occasione di networking, cioè di incontri. Molto spesso proprio si vedono questi imprenditori che poi insieme, condividono, nutrono e fanno crescere idee e progetti. Ormai è indispensabile parlare di marketing digitale, fornire strumenti. L'approccio che abbiamo avuto non è stato quello di essere pratici a tutti i costi. Mi spiego. La pratica è un'arte applicativa. E soprattutto poi esistono tutorial, piccoli strumenti, piccole esperienze che ci permettono poi di imparare come si fa. Clicca qui, sposta lì, apri questa finestra. In realtà un approccio importante che noi abbiamo impresso in questo tipo di percorso è stato quello, sia per il digitale che per i social che per l'identità, di lavorare sulla costruzione di una visione, di un progetto e quindi poi dell'applicazione attraverso tattiche, buone pratiche e tutto tantissimi casi di studio e testimonial, per poi riuscire ad arrivare all'applicabilità, al portare a terra e quindi al applicare con degli esempi alle singole attività che venivano coinvolte e coinvolte in questa attività, in questo percorso formativo. E volevo concludere rapidamente perché a mio avviso, visto appunto come abilmente ci ha raccontato la sua testimonianza l'albergatore, voglio lasciare spazio anche a una persona che ha partecipato al corso e che poi appunto ha veramente, come si diceva, portato a terra. Quindi chi meglio di lei poi riuscirà a raccontarci questo processo. Però vi volevo lasciare con due considerazioni. Prima di tutto che online, anche se il concetto di vetrina è bello ed è anche semanticamente un omaggio al progetto nel quale si è inseriti, che online, comunque con gli strumenti digitali, non soltanto noi possiamo mostrarci, farci conoscere e far entrare in relazione con gli altri e curare la relazione con i nostri fan, i nostri user, ma veramente possiamo oggi finalmente vendere, sviluppare nuovi processi e nuovi sistemi distributivi. Ricordo tra i vari dati che nel 2020, quindi nel periodo proprio pandemico, ahimè, l'indice di crescita maggiore per quanto riguarda il citato e-commerce, anche appunto del referente della Camera di Commercio, l'indice di crescita maggiore si è riscontrato con le piccole botteghe, cioè le piccole botteghe nel 2020 hanno fatto un più 63%, quindi con una crescita inaudita, ricordandoci poi che comunque questa crescita continua. Nel 2022, sempre i dati dell'Osservatorio del Politecnico di Milano ci testimoniano che continua una crescita incredibile, il comparto che cresce di più, che continua a crescere di più con un più 17% è il food. Quindi assolutamente la linea è questa. L'altro aspetto importante, l'altro piccolo appunto, come dire, bonus che diamo a questo micro intervento che faccio è legato a questo discorso. Dati del 2023 dalla fonte We Are Social, che ogni anno a gennaio, mi raccomando non perdetevi quello del 2024, rilasciano dei dati importanti sui comportamenti digitali, ci testimonia che 8 miliardi di abitanti del pianeta, abbiamo un numero elevatissimo di consumatori che utilizzano il mobile, che sono collegati a internet, e abbiamo quasi un 60% comunque della popolazione mondiale che è sui social media, con un incremento anno su anno di, non dico esponenziale, veramente sempre in crescita importante. Abbiamo sempre un più 5% ogni anno di persone in più
che vanno sui social, che sono sui social, e sui social si vive ormai. Abbiamo sempre il dispositivo in mano e noi comunichiamo, ci informiamo e attraverso tutte le varie fasi del viaggio, comunque della scelta, del percorso d'acquisto, compriamo, scegliamo. Quindi veramente questo è la mia piccola testimonianza e l'invito appunto a lavorare su questi aspetti, non trascurando in conclusione l'intelligenza artificiale, che come recentemente in questi giorni ha detto Bill Gates, tra 5 anni viaggeremo tutti con il nostro personale dispositivo appunto di assistenza virtuale, che sarà collegato a un'intelligenza artificiale. Vedremo se sarà profetico come sempre, e quindi vi ringrazio ancora per l'opportunità e cedo la parola all'operatrice, che vi racconterà sicuramente qualcosa di estremamente interessante. Grazie mille Nicoletta, grazie per il tuo intervento, sempre molto prezioso. E tra l'altro volevo ricordare, appunto, visto che hai citato questi dati di crescita delle botteghe, che è appunto un argomento che hanno affrontato sia Maila Bettaccini che Francesca Cacioli, volevo ricordare che proprio la pandemia è stato un momento in cui si è riscoperto anche il valore sociale della bottega, no? Come luogo di incontro, e secondo me appunto è stato un momento importante in cui le botteghe di vicinato erano state un po' dimenticate, se ne è riscoperto il valore in un momento di difficoltà, e secondo me è importante anche continuare a capire che la bottega comunque ha un valore aggiunto, che è quello di narrare il territorio, no? Perché comunque il gestore della bottega diventa ambasciatore, raccontando quello che c'è intorno, raccontando i produttori che comunque gli portano i prodotti, e quindi è veramente importante che le piccole botteghe non scompaiono, perché sono dei veri e propri presidi anche turistici del territorio. E con questo passerei la parola a Laura Gagliardi della gelateria Rufus di Pisa, e così ci può raccontare appunto la sua esperienza con questa formazione. Buongiorno e grazie di questa opportunità. Per noi partecipare a questa occasione con di Vetrina Toscana è stato veramente importante, perché ci ha portato da una parte a fare un po' una riflessione su quello che abbiamo fatto nel nostro cammino fin qui. Quindi sia abbiamo avuto conferme delle cose buone, come i nostri valori che promulghiamo da sempre, di territorialità, stagionalità, la valorizzazione del prodotto tipico, che poi sono gli stessi valori di Vetrina Toscana. E in una delle prime lezioni di questo seminario abbiamo riflettuto anche sull'importanza di avere un logo e un nome non stereotipati, ma che contengano molto del messaggio che si vuole evocare, che si cerca di perseguire, no? E quindi noi abbiamo scelto questo nome particolarissimo per una gelateria Rufus, che è il nome del nostro gatto, e il nostro logo lo abbiamo dipinto noi, quindi è molto personale. Abbiamo capito che questa sono i nostri punti di forza, che non abbiamo mai abbandonato, sono i nostri capisaldi. Una scelta vincente, quindi. Sì, però nello stesso tempo ci siamo accorti che se per noi la comunicazione e quindi la condivisione dei nostri valori fino ad ora è stata più che altro in loco, quindi in bottega, fare i laboratori, invitare persone, stranieri, scuole, abbiamo fatto tantissimo in questo modo, però questo rapporto con Vetrina Toscana ci ha permesso un po' di allargare i nostri orizzonti sui social e sul digitale. E soprattutto con Nicoletta Pogliotto abbiamo parlato di quanto sia importante essere
presenti e attivi sui social. Non basta avere un sito, bisogna tenerlo vivo. Ci ha spiegato come fare. Ci ha anche raccomandato di essere ben presenti anche per quella fetta di clienti che sono i giovani, no? I ragazzi. Cosa fare per essere più, per accattivarci anche per quella parte. Per essere più interattivi con il pubblico con giovane. Infatti ha lanciato delle idee molto carine, come un angolo selfie, e lei aveva proposto l'idea di creare una cornice da selfie per invitare poi i ragazzi o chiunque voglia a fare una foto dentro alla cornice col gelato. Noi l'abbiamo elaborata a modo nostro e l'abbiamo un po' sviluppata e abbiamo creato un totem col nostro logo. Quindi sta funzionando? Per ora aspettiamo ancora a metterlo, per ora lo abbiamo preparato e aspettiamo la nuova stagione, perché ci siamo accorti che non conviene in bassa stagione. Certo, dobbiamo tenere i tempi sì, della comunicazione. È giusto, anche questi, c'è una stagionalità, anche di questo abbiamo anche parlato quello. E sono molto importanti. Quindi ora era il momento appunto di informarci e di preparare tutto per essere pronti all'inizio della nuova stagione. Ci ha anche parlato di quanto sia importante essere presenti sui social, non solo i social che usiamo un po' anche noi più adulti, come Facebook e Instagram, ma anche su dei social un po' più giovani, come TikTok, Pinterest, i blog. Ecco, ci ha indicato tutti questi modi che vanno piano piano praticati. Ecco, ci stiamo preparando anche a questo, perché ci richiede un po' di preparazione anche grazie, questo. Grazie Laura. Passiamo un attimo a raccontare anche un altro pezzetto, perché qui abbiamo raccontato tramite le voci delle associazioni di categoria e le dirette testimonianze degli operatori il percorso che Vetrina Toscana con Toscana Promozione Turistica sta portando avanti per passare il know-how sulla digitalizzazione e sulla promozione del turismo enogastronomico a tutti i componenti della rete, quindi ristoranti, botteghe, ma perché no anche alberghi. Tra l'altro una delle novità, ormai non recentissima, ma comunque fatta negli ultimi 2 anni di Vetrina Toscana, è proprio il fare entrare alberghi e bed and breakfast dentro Vetrina Toscana, quelli che offrono colazioni di territorio. E anche questo è un modo per collegare le imprese del territorio all'albergo, quindi anche chi non ha il ristorante può fare da cassa di risonanza turistica. Inoltre Vetrina Toscana ha un altro progetto ancora più spinto, fortemente voluto da Toscana Promozione Turistica e legato tantissimo al tema di BTO, che è Vetrina Toscana 5.0, che praticamente promuove una conoscenza dell'applicazione dell'intelligenza artificiale alla promozione dei contenuti. È un corso che è gratuito per le botteghe, i ristoranti e tutti quelli che fanno attività di turismo enogastronomico e sono iscritti a Vetrina Toscana, e che appunto insegna a utilizzare l'intelligenza artificiale, gli strumenti che ci sono già a disposizione oggi, per far cosa? Per scrivere testi, contenuti, oppure per l'utilizzo delle immagini e dei video. E il corso è gestito da una startup dell'Università di Pisa, che è BeamMeUp. Questo è un altro tema che mi sembrava giusto dare a completezza di informazione, proprio perché la tecnologia corre, ma noi cerchiamo di stare al passo con i tempi e soprattutto di farla arrivare a tutti, perché la cultura digitale è fondamentale che non rimanga solo in superficie, ma che si estenda per tutto il territorio. Volevo chiudere un attimo facendo un breve giro, ripartendo con il dottor Salvini, che appunto voleva dire anche qualcosa sul profilo anche del turista enogastronomico, no? Sì,
Grazie, io rienfatizzerei due numeri che ci danno una dimensione ampia di questo fenomeno. Guardate, questo giacimento che abbiamo visto prima di 90 denominazioni di origine, Toscana prima regione per prodotti di eccellenza, numero di prodotti di eccellenza in Italia, un export che per il comparto agroalimentare 3 miliardi e mezzo di prodotti di altissima eccellenza che vanno in 56 paesi del mondo, capite come questo prodotto sia un ambasciatore di Toscana straordinario, attiri la curiosità e l'attenzione verso il territorio. Ma su chi l'attira l'attenzione? L'attira su un cliente mediamente alto spendente. Noi abbiamo fatto delle statistiche anche qui con carta di credito in maniera digitale. L'84% dei clienti che sceglie le degustazioni presso gli agriturismi, presso le destinazioni del territorio, è un cliente di livello elevato come capacità di spesa. Quindi importantissimo, in una logica di promozione integrata, puntare sulle eccellenze. L'eccellenza, e con questo chiudo, ci consente anche di decongestionare, guardate, in un governo che il pubblico ha la responsabilità di esercitare, di un governo dei flussi turistici, ci dà anche questo grande vantaggio di decongestionare il grande afflusso turistico che abbiamo nelle città d'arte per spalmarlo sul territorio. Quindi questa, a mio avviso, è la grande centralità del prodotto DOP IGP, meglio, perché dà, ripeto, anche reputazione, il DOP, l'IGP, la DOCG, al brand del territorio di riferimento. Grazie dottor Salvini. E un altro aspetto importante appunto del turismo enogastronomico è proprio anche non solo la capacità di ampliare, no? Di uscire fuori diciamo dalle grandi mete conosciute, o come direbbero gli inglesi, off the beaten track, no? Andiamo un po' fuori, e molti, diciamo, anche dei ristoranti più famosi, anche alcuni stellati, sono proprio in posti di difficile accesso. Quindi anche questo è un traino veramente importante, perché attraverso la, come dire, la passione enogastronomica si vanno a scoprire luoghi che poi sono sempre legati in Toscana, ma anche nel resto d'Italia, a delle bellezze storico-artistiche importanti. Quindi attraverso l'enogastronomia si può narrare anche la cultura e la storia del territorio, ma soprattutto si può anche destagionalizzare il turismo. Ad esempio, il periodo autunnale, che diciamo per tanto tempo è stato un periodo, diciamo, tra virgolette, più morto, in realtà è l'ideale per chi vuol fare turismo enogastronomico, perché si parla soprattutto per esempio del tartufo bianco, no? Il tartufo pregiato, chi ama questo prodotto sicuramente è un momento privilegiato, è il momento della castagna, è il momento, diciamo, dell'olio, quindi ecco, sono tutti patrimoni preziosi e quindi fondamentali per avere anche un aspetto così che è sostenibile, perché poi il turismo enogastronomico, se è legato alla stagionalità, ai prodotti del territorio, ha anche questa caratteristica. Infatti, secondo i turisti stranieri, l'utilizzo dei prodotti del territorio è uno degli argomenti portanti poi di un turismo sostenibile a tutti gli effetti, che non sia, come dire, solo il dire di essere verdi, ma semplicemente un'affermazione con i fatti. E vorrei appunto lasciare la parola all'albergatore, no? Che comunque è stata diciamo una presenza interessante, perché fino adesso insomma erano un po' fuori dall'aspetto della gastronomia e dell'enogastronomia. Quanto è servito questo corso? Ma è servito tanto, è vero, riprendo quello che hai detto, cioè che dal livello gli albergatori erano sempre stati fuori dalla ristorazione, al contrario dall'estero, dove dall'estero i grandi ristoranti nascono dentro gli alberghi. Spesso in Italia questo non c'era, è cambiato molto negli ultimi
10-12 anni forse, non di più, e tanti alberghi anche nel mio territorio hanno deciso di aprire ristoranti dedicati all'esterno proprio per andare a intercettare questo tipo di tendenza. Di sicuro c'è bisogno di formarsi per un lavoro diverso, e quindi il lavoro della ristorazione è completamente diverso dal lavoro dell'hotelleria, dell'ospitalità, e quindi riuscire a imparare questo mestiere è necessario avere una formazione fatta di buon livello, e per questo non possiamo che ringraziare le nostre associazioni di categoria. Grazie, e diciamo chiuderei proprio con il tema sì, Roberta, vieni. Mi sembrava, in quanto ospiti diciamo della parte Food and Wine di BTO, volevo dire che questi sono sempre dei percorsi bidirezionali, no? Quindi da una parte si insegna, dall'altro si ricevono delle informazioni. Allora, quando abbiamo fatto la grafica dei topic di Food and Wine, cioè di tutti i topic di BTO, io ho avuto una proposta grafica che ho deciso di cambiare, purtroppo è improvvisata, non ve la posso, comunque l'avrete vista, quella con la pasta fresca, e l'idea mi è venuta proprio combinazione parlando, proiettandomi in questo corso. Quindi abbiamo deciso di sottolineare quell'aspetto humans che vedete qui, no? Perché c'è davvero importanza, nonostante parlassimo di intelligenza artificiale, di metterlo in evidenza, perché è qualcosa che ci contraddistingue. Quindi mi piaceva, come forse insomma in conclusione, che lascio comunque a te, dire questa bidirezionalità di ispirazioni anche con l'evento BTO. Grazie. Grazie mille Roberta. Chiudo semplicemente dicendo che quell'immagine con la mano è proprio quello che ci vuole, proprio per far rete, fare sistema e promuovere al meglio il territorio. Grazie a tutti dell'attenzione.